Buonasera a tutti, bentornati. Ricominciamo con la discussione degli argomenti. Mi chiamo Carla Rinicoli, sono infermiera, lavoro alla centrale operativa 118 Ancona Soccorso. Andremo a parlare oggi pomeriggio in questa piccola trattazione della valutazione del rischio clinico nelle centrali operative 118 della Regione Marche, ovvero sia andremo a parlare di questa misurazione dei rischi che abbiamo fatto nella centrale operativa di Ancona, su tutte le centrali operative della Regione Marche, per individuare quali fossero gli eventi più gravi o più frequenti in cui l'operatore di centrale operativa e tutto il sistema di soccorso potesse causare danno al paziente. Il compito principale di un sistema di soccorso sanitario è quello di garantire una risposta sanitaria efficace e rapida per ridurre le morti, l'obiettivo principale è quello di ridurre le morti e gli esiti invalidanti nella popolazione. E come si fa a ottenere questo obiettivo? È l'invio delle equip qualificate di soccorso direttamente sul luogo dove è avvenuto l'incidente, dove è avvenuto il malore. L'area concernente l'emergenza urgenza rappresenta uno dei nodi più critici della programmazione sanitaria e per l'utenza è un momento importante in cui si interfaccia, si confronta, perché è l'inizio del confronto con il sistema sanitario. Su quello l'utenza inizia a valutare com'è la nostra risposta sanitaria. L'obiettivo del lavoro, dicevamo, era valutare il rischio clinico nelle centrali operative 118 della Regione Marche, identificare e mappare le problematiche, i punti deboli, gli anelli deboli del sistema 118 tramite l'analisi di processo, tramite la metodologia FMECA che diceva prima la dottoressa, E ultimo obiettivo era quello di evidenziare se ci fossero delle criticità comuni alle quattro centrali operative marchigiane e ricercare delle ipotesi di soluzioni condivisa. Questo è il lavoro a cui ci siamo ispirati, è un progetto pilota delle aziende ospedaliere di Brescia, Lodi e Monza, progetto pilota dell'anno 2007, in cui un gruppo interdisciplinare multiprofessionale ha lavorato per molto tempo e ha stilato tutto questo bellissimo progetto fatto in maniera veramente competente, in cui hanno mappato nel loro sistema di soccorso quali fossero i punti deboli. Già nello spirito iniziale del progetto c'era una previsione di esportare questa esperienza su altre realtà con un grande spirito di condivisione, che è quello che noi abbiamo poi accolto. Il metodo della nostra ricerca è stata l'indagine conoscitiva condotta con la collaborazione dei quattro direttori di centrale operativa regionali. Il questionario che era stato elaborato dalle aziende ospedaliere di Lodi, Brescia e Monza è stato parzialmente modificato, è stata introdotta una leggenda per renderlo più comprensibile. In realtà l'evento soccorso è stato scomposto in 42 fasi dall'inizio dell'intervento, che è la chiamata di soccorso, diciamo il primo squillo al 118, fino all'arrivo del paziente in pronto soccorso. Ognuna di queste fasi doveva essere valutata come gravità, quindi come possibilità di errore, quanto può essere grave un errore che commettiamo in qualsiasi di queste fasi, quanto è probabile, cioè quante volte può accadere e se l'errore è rilevabile. La popolazione in studio è stata scelta come essere il personale infermieristico delle centrali operative 118. Prima fase, ottobre 2008, è stata fatta una ricerca bibliografica in cui è stato trovato questo lavoro. Una seconda fase in cui è stato adattato il questionario dai direttori di centrale. Una terza fase, la somministrazione del questionario alla popolazione. E l'ultima fase, febbraio-marzo 2009, inserimento dei dati, elaborazione e valutazione dei risultati. Questo è un esempio di una parte del questionario per renderlo un po' più comprensibile a voi. Sulla sinistra troviamo la fase dell'evento, la scomposizione della fase, per esempio l'invio del giusto mezzo,
dopo che l'infermiere ha processato la chiamata di soccorso, deve decidere qual è il mezzo più adeguato da inviare, e troviamo le tre voci da classificare: la gravità dell'errore, quindi se in centrale operativa sbaglio a mandare il giusto mezzo, quanto è grave il mio errore da 1 a 5, quanto è frequente l'errore che io commetto e se è possibile rilevare l'errore. Nel totale, sulla destra, viene diciamo, indicato l'indice di priorità di rischio, che è il prodotto di queste tre voci. Sono stati distribuiti 70 questionari, quindi è stata coperta tutta la popolazione infermieristica, 50 ne sono stati ritirati, 13 non sono stati restituiti e sono stati esclusi 7 questionari, il 10%, perché non erano completi, non erano stati completati. Come vedete la risposta delle centrali operative è disomogenea, perché va dall'85% della centrale di Ancona al 50% della centrale di Ascoli Piceno. E i risultati della popolazione questi sono: 40% sono maschi, 60% sono femmine, provengono nella maggioranza, come vedete, dall'area critica, pronto soccorso, rianimazione e postazione territoriale d'emergenza, hanno una lunga esperienza lavorativa totale, perché nel 74% lavorano da 11 a 25 anni, e anche una lunga esperienza lavorativa in centrale operativa 118, nel 60% abbiamo infermieri che lavorano da 6 a 14 anni, quindi una lunga esperienza. Questo è il riassunto delle prime tre criticità per ogni centrale operativa. Come vedete già immediatamente troviamo che sono criticità diverse segnalate da tutte le centrali. Le andiamo a vedere così brevemente nel dettaglio. Ancora ha segnalato come prima criticità le istruzioni pre-arrivo, che sono quelle istruzioni che l'infermiere già al telefono durante la prima chiamata di soccorso si trova a fornire all'utente che sta chiamando, che sta chiedendo soccorso. Questo serve per anticipare ancora di più il soccorso, ancora prima che arrivi l'equipe più indicata, tramite una, diciamo, una collaborazione con il chiamante, che già può iniziare a fare qualcosa per la persona infortunata. Come seconda criticità ancora segnalato un corretto approccio con l'utente, quindi una criticità di tipo relazionale, di tipo psicologico, e la terza è una corretta valutazione della situazione sulla scena. Ognuna di queste criticità riguarda la centrale operativa, quindi ancora ha diciamo, segnalato come più critici, come più possibili di errore, diciamo, una situazione all'interno della centrale operativa. Macerata invece segnala l'invio del giusto mezzo come possibilità di errore, quindi dice posso sbagliare più frequentemente nell'invio del giusto mezzo. Come seconda priorità la copertura del territorio, quindi se non copro, se non tengo comunque a disposizione delle risorse per un'eventuale seconda urgenza, una successiva urgenza. E come terza criticità l'individuazione del giusto ospedale dove destinare il paziente. Ascoli ha segnalato come prima criticità le manovre assistenziali, quindi quello che viene fatto dall'equipaggio di soccorso sul posto, quello che viene fatto o se viene fatto male, la mancata attribuzione dell'indice di gravità, che sarebbe un codice dato dal personale di soccorso sul posto al paziente per allertare correttamente la struttura di destinazione, quindi l'ospedale, in caso di pazienti gravi, quindi in caso di codici 2-3, questo è molto importante perché l'ospedale, per il soccorso, inizia a attivare già, a prepararsi, diciamo, all'accoglienza del paziente. E per ultimo ha dato la valutazione del paziente, quindi valutare in centrale operativa correttamente il paziente depone o meno per un esito poi favorevole del soccorso. Per ultimo Pesaro dichiara come prima priorità la prudenza, quindi lavorare con prudenza in centrale operativa è importante, è un momento che è rischioso per Pesaro nell'errore. Seconda criticità è la localizzazione del target, quindi individuare correttamente dove deve essere inviata l'ambulanza, il mezzo di soccorso, e per ultimo avviso ripartenza mezzi, che sarebbe l'ambulanza che avvisa la centrale operativa quando riparte dal luogo di soccorso. Ancora ha concentrato tutte le sue criticità in centrale operativa, quindi come possibilità d'errore si auto
accusa, si autovaluta, diciamo. Le altre centrali distribuiscono sia su centrale operativa che su mezzi territoriali la criticità, la possibilità di errore. Come abbiamo visto, non ci sono fasi sovrapponibili, criticità sovrapponibili. Grazie. E le prime 10 criticità comunque segnalate, cumulate tra tutte le centrali operative, risultano di natura assistenziale o tecnica e di tipo organizzativo. Considerate le caratteristiche dei professionisti che abbiamo visto provengono in maggior parte dall'area critica, hanno una lunga esperienza professionale totale ed anche una lunga esperienza al 118, si ritiene che questi dati, queste segnalazioni di criticità siano attendibili come valutazione dei rischi. Questo è il confronto tra i risultati della Regione Marche con i risultati del progetto pilota. In realtà vediamo che corrispondono solo nella fase 4 del progetto pilota con la fase 7 della Regione Marche tra le prime 10 criticità. Le altre non sono sovrapponibili perché hanno ottenuto delle posizioni molto discordanti, per esempio il primo, la terza criticità del livello del progetto pilota a livello assistenziale corrisponde alla 18ª della Regione Marche in via del giusto mezzo, quindi non sono omogenee. Questo per dire che già se all'interno della Regione Marche non troviamo criticità sovrapponibili, aumenta la differenza tra una realtà del centro confrontata con una realtà del nord che comunque ha un tipo di organizzazione diversa, una situazione geografica diversa e anche risorse e strutture ospedaliere diverse. I limiti di questo lavoro sono stati i seguenti. Il questionario era complesso, è stato complesso nonostante fosse stato semplificato. Il tempo medio di compilazione è stato di 20-30 minuti. I 42 processi che avevamo visto erano da valutare su tre punti, quindi era impegnativa la compilazione del questionario, in più c'era da compilare un'anagrafica. E questi erano i limiti dettati proprio dal questionario di per sé stesso. Invece i limiti nostri, i limiti umani, sono stati i seguenti. C'è una scarsa abitudine all'analisi interna dei rischi, cioè noi magari aspettiamo sempre che qualcuno valuti la nostra possibilità d'errore. In realtà questa era una richiesta fatta agli esperti di segnalare quali fossero le fasi più critiche, più a rischio di defaillance del sistema. Una scarsa importanza attribuita alla compilazione di questionari, e questo si verifica in tutte le 4 centrali operative, come se il questionario non fosse una cosa importante, oppure siccome arrivano diversi questionari durante l'anno, alla fine li sottovalutiamo. In realtà è un momento molto importante per segnalare tutto quello che vogliamo segnalare. Per ultimo, riallacciandomi a quello che diceva la dottoressa, la formazione in tema di risk management è ancora scarsa perché è iniziale. Nell'azienda ospedaliera Umberto I di Ancona la formazione è iniziata nell'anno 2007, quindi di tipo volontario, quindi veramente siamo ancora agli inizi. Per concludere, le criticità prioritarie sono state segnalate, abbiamo detto, sono di tipo tecnico-assistenziale, per risolvere le quali c'è ancora bisogno di formazione, che di solito è la chiave con cui risolvere la maggior parte dei problemi, e una migliore organizzazione del lavoro sia interna, in centrale operativa, che nel sistema territoriale di soccorso. La seconda criticità, che è stata segnalata per esempio da Ancona proprio come seconda, è quella di tipo relazionale psicologico. Il corretto approccio con l'utente che chiama 118, se viene fatto in maniera, tra virgolette, perfetta o migliore possibile, impatta in maniera positiva su tutto l'esito del soccorso. E anche per questo problema segnalato, la formazione è anche qui la chiave. Per esempio, nella nostra centrale operativa la formazione in campo psicologico è iniziata nell'anno 2005, è proseguita ed è continuativa.
in altre centrali operative è stata fatta a spot, quindi in maniera non continuativa. I risultati del nostro lavoro verranno comunicati per ogni centrale operativa, diciamo in incontri dedicati, in maniera che ogni centrale possa trovare poi le soluzioni più confacenti alla propria realtà in un'ottica di verifica e revisione della qualità. Maggiore è la criticità del setting e quindi dell'ambiente dove lavoriamo, e maggiore è la necessità di lavorare in maniera proattiva, quindi di non rispondere all'errore ma di prevenire l'errore anche previsione in rispetto a quello che dice il Ministero della Salute nel progetto Mattoni e nella segnalazione degli eventi Sentinella, e in cui c'è una voce proprio dedicata al 118 che è la morte o grave danno al paziente in seguito all'attribuzione codice non corretto. Considerata che la diversa organizzazione locale dei soccorsi, anche all'interno della regione Marche, le risorse differenti e le risorse disponibili anche differenti, è utile programmare una formazione comunque che sia continua anche tra le varie centrali, ma soprattutto tra centrale e territorio, che sono le due facce della stessa medaglia.